Frantoio, Leccino, Moraiolo sono le tre varietà di oliva che vengono utilizzate, principalmente il Frantoio, poi c'è più Leccino, Moraiolo, mi sembra anche loro, Franco, sono queste tre varietà più o meno. Generalmente Frantoio è quella più presente in maggior quantità, il Moraiolo è quello un pochino più che dà le note un pochino più aspre, un pochino più carciofose, Leccino li fanno tutte separatamente e poi fanno il brand dentro l'azienda. Questa è un'altra cosa fondamentale, il fatto di avere il frantoio dentro l'azienda è fondamentale per due motivi. Prima di tutto perché avendo tre varietà di oliva non è detto che tutte e tre, come il vino, non è che il Merlot, il Cabernet Sangiovese li cogli tutti insieme, li cogli ognuno quando è il momento giusto. Lo stesso le varietà, le piante di oliva. E quando poi le devi frangere il prima possibile, idealmente le cogli e le frangi, perché nel momento stesso in cui la stacchi dalla pianta comincia ad andare avanti il processo di ossidazione, che poi fa venire fuori quel rancido, quelle note che non ci piacciono, perlomeno a noi toscani, nel nostro olio. Quindi l'idea di avere un frantoio in azienda permette due cose: quella di poter fare una raccolta delle olive in tempi diversi, e quella soprattutto di poterlo frangere immediatamente, perché a volte tu arrivi al frantoio con le olive bellissime, c'è la coda perché ovviamente ci sono quei frantoi che lavorano in quei giorni tutte le olive della Toscana, il tua cassettina di olive fantastiche se ne sta due giorni davanti alla porta del frantoio, e quando vai a frangere, anche se era favolosa, ha perso la maggior parte della qualità. Quindi costa tantissimo avere un frantoio dentro, ma insomma il livello di, se si può fare olio di qualità, diventa una curativa essenziale. Dicevamo appunto il profumo, no? Il profumo di carciofo nell'olio d'oliva toscano è un classico e non è un difetto, anzi è una cosa che determina la tipicità. Curiosamente le olive non hanno se le spostate di territorio profumano allo stesso modo, non è un po' come certe uve, no? Che a seconda dove le sposti il terroir cambia i profumi. In realtà l'oliva è molto più legata alla cultivar, cioè quindi il Leccino, se l'assaggiate, Frantoio lo assaggiate in Umbria, in Toscana, ha più o meno lo stesso sapore, lo stesso gusto. Quindi poi però in tutta Italia, così come il vino, si va dalla, appunto, la Nocellara del Belice, c'è la Tonda Gentile, c'è le varietà che vanno sul Lago di Garda, c'è la Taggiasca, la famosa in Liguria. Ecco, sono ogni regione, ogni zona ha la sua varietà di olivo. Questo è il nostro olio toscano classico. Quindi poi ci sono delle altre note un po' particolari, una nota tipo di alloro, una nota floreale, una nota leggermente ammandorlata. I profumi nell'olio sono meno diciamo complessi di quelli del vino, ma ci sono questi profumi che tornano e che sono caratteristici veramente di certi oli rispetto ad altri. Per assaggiare l'olio, sapete, bisogna fare questi versi un po' brutti in cui bisogna, diciamo, emulsionare l'olio, perché chiaramente non è idrosolubile, quindi bisogna, diciamo, in bocca fare una specie di bollicine in maniera da poterlo esaminare, quindi va portato sui lati della bocca, fare un'insufflazione d'aria così, e poi vabbè, poi ognuno ha i suoi versi orrendi che fanno i vari. Infatti nessuno filma mai una degustazione dell'olio d'oliva, perché sa, quello del vino ancora dell'olio non si può vedere. Però diciamo è necessario, perché voi provate a tirar giù un bicchiere d'olio, tossite per un quarto d'ora. Invece chiaramente solubilizzandolo un po' nell'acqua lo rendete più, e soprattutto riuscite a mettere in evidenza se ci sono i difetti, perché in realtà rispetto al vino, dove si va a vedere solo i pregi, nell'olio è più una caccia al difetto, proprio per il discorso della qualità dipende dalla franchezza e la freschezza dell'oliva. Nella degustazione dell'olio va a cercare se ci sono difetti, appunto il rancido piuttosto che eccessiva acidità, che è indice, diciamo, di cattiva conservazione, e poi l'ossidazione, anche quella l'olio, per esempio bisogna stare attenti dove si conserva l'olio, no? Perché rispetto al vino prende molto gli odori del luogo dove lo tenete, prende gli odori del contenitore, si sedimenta, quindi insomma ce ne sono, è un pochino più delicato, per quello che non si può fare esattamente quello che viene fatto sul vino per venderlo, per portarlo, e poi ovviamente perché l'olio è legato all'aspetto culinario molto più del vino, no? Diciamo l'olio, il vino un Chianti là se lo puoi bere sul sushi o sulla cucina giapponese, l'olio
nella cucina che non è quella classica mediterranea entra molto meno. Però ecco, la qualità di questo, se voi l'avete un po' assaggiato, sentite quant'è dolce, quant'è delicato, quant'è elegante, c'ha questa nota di piccantezza. Ecco, la piccantezza è una cosa fondamentale. L'olio buono deve essere piccante, devo dire che è ricco di polifenoli, è ricco di quelle sostanze, diciamo, che fanno bene alla fine, no? Al cuore, come antiossidanti, e più piccante è e più queste sostanze sono presenti. Quindi il fatto della piccantezza di un olio è una cosa molto fondamentale. L'olio toscano spesso, quello di qualità, ha una nota piccante molto molto forte, e però raramente riesce a essere, diciamo così, delicato, piacevole in certi territori, come il Chianti Classico, che è una delle DOP che abbiamo. Questo è un DOP Chianti Classico, cioè la fascetta che determina appunto che le olive vengano solo da una determinata zona. Poi di tutti, chi fa vino nel Chianti Classico ha il proprio olio, e fa l'altro, perché chiaramente, come a livello di attenzione alla qualità è simile, allora è normale che venga fatto anche l'olio, e fa parte anche della bellezza un po' del paesaggio, no? Perché rispetto a tante altre zone, andate in Piemonte, è bellissimo, ma c'è solo vigneto. Finisce il vigneto, c'è il capannone. Nel Chianti Lazio finisce il vigneto, c'è il bosco, c'è l'oliveto, cioè fa parte del paesaggio in maniera molto più armonica e bilanciata. E quindi un'azienda, una grande azienda di Chianti Classico, deve avere anche un grande olio d'oliva, altrimenti vuol dire che non si prende cura di quello che è il territorio dove vive. Scusate la digressione sull'olio, ma insomma, visto che ce l'abbiamo